Ragazzi, bentornati. Nuovo outfit per il personaggio maschio. Per quest'outfit sempre fatto col beef, ragazzi, quindi due console e Netcat, mi raccomando. Partiremo con l'outfit di disputa lavorativa. Lo lascio qui in alto a destra il link come prendere questo outfit dei joggers rossi o neri con disputa lavorativa. Da quest'outfit, ragazzi, andiamo innanzitutto a togliere le scarpe e salviamo questo outfit sulla C1. Sullo stesso outfit andiamo a mettere le scarpe da skateboard numero 3 e lo salviamo sulla console 2, quindi C2. Poi andiamo a sceglierci un completo scia integrale, in questo caso rosso, e lo andiamo a salvare su merge. Vi ricordo che lo slot merge dovrà essere o sul primo slot o sullo slot numero 20 del vostro guardaroba. Quindi ricapitolando, console 1 senza scarpe, console 2 scarpe da skateboard numero 3 e su merge il completo scia mortale. Partiremo indossando il completo C1 e andremo a fare il nostro primo beef. Quindi indossiamo lo C1, ci andiamo a mettere il paracadute classico e andiamo a fare il nostro glitch delle due console Netcat. Quindi rotellina gialla in basso a destra, attacchiamo Netcat, accediamo dalla seconda console, eccetera eccetera. Respawnati online, ragazzi, saremo così, senza scarpe, saremo in pubblica e entriamo nello sbirro corrotto e andiamo a mergiare le nostre scarpe al nostro completo. Sempre abbigliamento in possesso nello sbirro corrotto, da qui, ragazzi, andiamo a passare sullo slot merge dove ci siamo preparati completo la scia mortale e torniamo sull'attuale, mettiamo pronto e così facendo abbiamo mergiato le scarpe della scia mortale rossa sotto i nostri joggers rossi. Ora volta all'interno dello sbirro corrotto, ci andiamo a indossare il nostro auricolare LCD o auricolare rosso, qualsiasi tipo di auricolare, ragazzi, che trovate al bancone centrale da Ammunition, e ce ne andiamo nel creatore. Dal creatore ci andiamo a creare una sessione solo inviti e torniamo online. Andiamo al negozio d'abbigliamento, ci togliamo il nostro auricolare e salviamo questo outfit sulla C1. In questo modo abbiamo messo le scarpe da Tron sotto i nostri joggers rossi. Step successivo, ragazzi, sarà andare a preparare il nostro outfit per ricevere i loghi. Quindi andremo sempre con l'outfit della C1 a mettere la giacca sportiva e questa, ragazzi, che vediamo insieme, la numero 62 su 110, e sotto ci andiamo a mettere la maglietta da trafficante Sabbia, la numero 2. Ragazzi, togliamo i guanti che potrebbero buggare qualsiasi altra cosa, quindi li togliamo per sicurezza e salviamo questo outfit sulla C1. Ora sulla C2 andiamo a mettere questa tuta racing, ragazzi, non tanto per i loghi ma perché questa tuta racing ci manterrà i joggers rossi, quindi tuta racing verde che ci mantiene i joggers rossi. Ora alla tuta racing verde ci andiamo a aggiungere, a mettere i guanti digitali grigi 26 su 72
e salviamo questo outfit sulla C2. Ora ragazzi, prepariamo lo slot merge semplicemente mettendo un petto nudo. Quindi andiamo su magliette, mettiamo nessuna maglietta e ci salviamo un outfit a petto nudo. Togliamo i guanti e lo salviamo su merge, quindi sullo slot merge. E andiamo a farci il nostro altro beef, ricordo due console e netcat. Indossiamo lo C1, indossiamo il paracadute Israele questa volta e ci andiamo a fare il nostro beef. Tornati online in pubblica ragazzi, mi raccomando, andiamo a riavviare il nostro sbirro corrotto. Ragazzi, torneremo in pubblica con l'outfit che vedete a video, se il beef ha funzionato correttamente. Sempre abbigliamenti in possesso. E una volta all'interno dello sbirro corrotto andremo a passare sullo slot merge, che vi ricordo dovrà essere sullo slot 1 o 20. Passo sullo slot merge, torno sull'attuale e ho messo i loghi sopra i miei joggers con le tron e a petto nudo. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn. Una volta all'interno dello sbirro corrotto, nuovamente indosso l'accessorio, l'auricolare, e me ne vado nel creatore. Dal creatore mi crea una sessione sola invidi e torno online. Tornato online, tolgo l'auricolare e mi vado a salvare questo outfit sullo C1 nuovamente. Adesso raga, metteremo anche il cinturone al nostro outfit semplicemente facendo il glitch della maschera a gas e del lavoro da titano. Quindi andremo su completi, tute, l'ultimo maschera a gas e andiamo a fare il glitch a cannocchiale. Ruota panoramica, faccio vedere bene in mappa dove siamo, pontile praticamente. Vado a fare il glitch del cannocchiale e metto la maschera a gas sopra il mio completo sulla C1. Me ne vado al negozio di maschere e mi vado a salvare il mio outfit sullo slot merge. Aspetto qualche secondo e avvio il lavoro da titano da solo, raga. E andiamo a buggare il nostro torso. Quindi option online, missioni. Un lavoro da titano e lo avvio da solo. Una volta spawnati avremo buggato il nostro outfit e sarà pronto per ricevere
il cinturone. Allora, una volta all'interno del lavoro da titano, ce ne andiamo da qualsiasi ammunition e andiamo a salvare questo outfit con la maschera a gas buggato sullo slot merge. Una volta fatto questo, andiamo a prenderci, in questo caso io userò il comprato da paramedico, se voi non l'avete potete usare qualsiasi altro cinturone che trovate anche nei colpi al casino, negli outfit della guardia penitenziaria, qualsiasi cinturone voi vogliate mettere. Indosso l'outfit col cinturone che voglio trasferire sul mio outfit che ho appena preparato, joggers rossi e tron, petto nudo, e quitto il lavoro da titano. Una volta respawnati saremo ancora in sola inviti, raga, e facciamo option online, trovo una sessione e ce ne andiamo in pubblica per avviare di nuovo lo sbirro corrotto. Allora, una volta in pubblica avviamo il nostro sbirro corrotto, sempre abbigliamento in possesso, e andiamo a mettere il cinturone al nostro nuovo outfit. Ricordo che questi outfit sono tutti fatti con due console e netcat. Quindi abbigliamento in possesso e aspettiamo che entra qualcuno. Una volta che è entrato qualcuno, raga, andiamo a switchare da attuale su merge e abbiamo trasferito il cinturone. Stavolta ci fermiamo su merge e il cinturone l'abbiamo messo sul nostro nuovo outfit. Una volta avviato lo sbirro corrotto, raga, indossiamo il nostro fedele auricolare e ce ne andiamo di nuovo nel creatore. Dal creatore, sessione solo inviti, e abbiamo finito il nostro outfit. Joggers, tron rosse, cinturone e loghi a petto nudo. Togliamo l'auricolare che abbiamo messo all'interno dello sbirro corrotto. Outfit pronto. Come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, condividete, bella per tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Just like